Ciao, sono Jacopo Rauch. Io sono Antonio Serra. E beh, se non la facciamo. Presentarvi la prossima storia di Zagor, in cui incontra il capitano Nemo. Isola degli Spettri. Isola degli Spettri. È la prima parte della storia, in tre parti. Sì, che poi si svilupperà nella seconda parte il capitano Nemo, non so se si vede. Ma nella terza parte, qui non ho la copertina purtroppo, in cui c'è il finale. Ma diciamo brevemente che questa storia è dedicata a un famosissimo personaggio di almeno due famosissimi libri di Jules Verne. È una storia che originariamente Moreno Burattini aveva proposto a me, dicendomi: dai, tu che sei un appassionato di Verne, che hai scritto Greystoke, che hai avuto queste passioni e così via, eccetera, realizza questa storia dell'incontro tra Zagor e il capitano Nemo. Io ho detto subito: idea bellissima, mi piace un sacco, meravigliosa, ma no, non la scriverò io, perché non c'ho il tempo, non c'ho il modo. E quindi poi l'incarico è stato toccato a Jacopo, però mi è stato detto: Antonio, prepara comunque qualcosa, anche per indirizzare il soggetto, l'idea della storia, eccetera, eccetera. E quindi io mi sono messo a fare un'operazione che, adesso che ce l'ho in mano, mi rendo conto che era effettivamente un po' folle, cioè ho raccolto tutta una serie di appunti, prendendoli direttamente dai due romanzi, cioè da 20.000 leghe sotto i mari dall'Isola Misteriosa, ma cercando anche di organizzare, diciamo così, un riassunto della vita del capitano Nemo. Cosa questa che ci ha consentito obiettivamente di realizzare questa storia che già sapevamo. Cioè, le date che propone Verne nei due romanzi sono altamente contraddittorie. Nella sostanza dei fatti, il seguito di 20.000 leghe sotto i mari, che è l'Isola Misteriosa, diciamo così, che è il seguito anche dei figli del capitano Grant, per chi non fosse distratto, diciamo così, in realtà si svolge prima di 20.000 leghe sotto i mari. Le date sono completamente fuori posto, l'invecchiamento del capitano Nemo è totalmente incongruente con i momenti storici descritti, ma prendendo per buono che il momento, diciamo, della sua morte è intorno al 1865-1867, che nel 1865 è la data con cui comincia l'Isola Misteriosa, e poi i nostri stanno sull'isola, ma non so, però di certo un paio, da un anno e mezzo, due anni, insomma, poi incontrano Nemo e Nemo muore. Quindi noi siamo ancora durante la guerra di secessione americana, e prendendo per buona quella data e dando per buono che il capitano Nemo, quando muore sul Nautilus, ha addirittura un'ottantina d'anni, per come De Verne lo descrive e così via, eccetera, e quindi ben possibile che Zagor lo possa incontrare negli anni 30 dell'Ottocento. In realtà, poi dice, ora non riesco a trovare la frase precisa, che ce l'avevo segnata, ma nell'Isola Misteriosa, quando alla fine il capitano Nemo, insomma, racconta, fa la cronologia della sua vita prima di morire, a un certo punto dice che ha 30 anni, che vaga per i mari da uomo libero, quindi col Nautilus, quindi cioè già dal 1965-1966, 1930, si arriva precisi cioè, all'epoca. Perché, sì, perché questa storia di Zagor si svolge nel momento in cui, cioè, Zagor incontra Nemo quando Nemo sta appena finito di costruire il Nautilus, insomma, quindi è proprio agli inizi, ancora non vaga per i mari, è ancora libero. Non ha ancora cominciato la sua esplorazione del mondo subacqueo, diciamo. Per cui nel momento in cui la costruisce, dovrebbe tornare quindi perfettamente la cronologia, insomma, certo. Seguendo questa cronologia. Seguendo, esatto, dando per buone le date. Lasciando perdere invece Le date storiche legate agli eventi della fuga, ad esempio, dei protagonisti dell'Isola Misteriosa dall'inizio e così via, eccetera. Perché poi, nello stesso libro, quando Nemo racconta di se stesso, le date sono chiaramente di nuovo sballate. Lui dice che nel 1867 lui ha incontrato il professor Arronà, e che il protagonista è 20.000 leghe sotto i mari, ma noi siamo nel 1865 nel romanzo. Quindi, già è incongruente. È impossibile, non si risolve il problema. Il problema è insolubile, ciononostante, come penso sia chiaro dalle nostre facce, per noi che li abbiamo letti da ragazzi, che poi abbiamo visto inevitabilmente noti film che sono stati tratti da questa storia. Questa è una delle storie più affascinanti che siano mai state raccontate. Il capitano Nemo è uno dei personaggi più affascinanti che siano mai stati creati, e quindi l'occasione di far incontrare Zagor, che è un personaggio dell'immaginazione, della fantasia, non dobbiamo dimenticarcelo, sì, un personaggio
che anche lui è un personaggio dell'immaginazione e della fantasia, perché Nemo, un po' come Sherlock Holmes, soffre di quella sindrome per cui un po' tutta l'umanità pensa che sia un personaggio storico. Invece no, insomma, è comunque un personaggio dell'immaginazione. Quindi ci è sembrato giusto che, come dire, fare un omaggio sia al grande, uno dei più grandi autori di storie d'avventura che sia mai esistito, ma anche uno dei personaggi con il quale, tra l'altro, un eroe come Zagor può avere, come anche tutti i protagonisti dei due romanzi, qualcosa in comune, ma anche qualcosa, come dire, avere un profondo contrasto, perché chiaramente le ragioni di Nemo sono complesse e non sempre, come dire, il modo di agire del capitano Nemo è quello dell'eroe tradizionale dell'avventura. Sì, insomma, perché insomma, non so che... Penso si sappia, no? Soprattutto a Nemo è roso dal sentimento di vendetta per gli inglesi, quindi conduce una guerra personale contro gli inglesi, in cui affonda le navi, in cui presumibilmente uccide anche degli innocenti. Quindi questo non può essere certo nella filosofia di Zagor. E quindi hanno questo leggero scontro, l'incontro-scontro c'è. Per forza di cose. Senza considerare ovviamente il calamaro gigante. Il calamaro gigante, non potevamo fare la storia di Nemo, prendere Nemo senza metterci anche il calamaro gigante, quindi c'è... Ci tengo a precisare che anche qui noi inevitabilmente mescoliamo elementi della nostra memoria, della nostra passione per i romanzi, ma anche per i film. Nel film abbiamo un calamaro gigante, nel romanzo è un attacco di centinaia di polipi giganti, che è la ragione per cui poi vengono anche sconfitti dall'energia elettrica che... Sì, ora senza fare spoiler, c'è proprio nella... Ora, cioè, no, è inutile fare spoiler, certo. Avremo una storia che segue il filo della tradizione, però rileggendo i libri, una delle cose fantastiche sono proprio le contraddizioni. Cioè come il Capitano Nemo risolva le situazioni attraverso anche i superpoteri di questo sottomarino che ha magicamente, no, capace di tante cose, ma tutte le volte lo faccia in maniera diversa, non utilizzando lo strumento che aveva utilizzato un capitolo o due capitoli prima, che dice, ma scusa, puoi far così, perché fai cos'ha? Noi abbiamo cercato però di tenerci, insomma, esatto, non fare le stesse congruenze dentro la storia, cercando di tenere insomma una linea precisa. Dobbiamo dire anche che questa storia è disegnata da Raffaele D'Amos, che ha fatto un lavoro, come sempre, molto bello, eccezionale, di grande passione. E invece, questo lo devi dire tu, questa storia si colloca all'interno anche di un percorso più ampio. Sì, perché quando è stato proposto insomma, di trovare un soggetto, insomma, per inserire Nemo nella saga, insomma, ho approfittato del fatto che c'era un'avventura in cui Zagor tornava a Britannia, quella che si è appena conclusa questo mese, e quindi approfittando di questo, ecco, qui c'è una piccola licenza poetica, ci siamo concessi, che nell'isola misteriosa dice che Nemo dice che ha costruito il Nautilus in un'isola del Pacifico solitaria, e noi abbiamo dovuto spostare l'isola nell'Atlantico, perché sennò non avremmo potuto fare la storia. Quindi questa è l'unica, diciamo, incongruenza vera con il... Sì, anche se ci tengo a precisare che invece in 20.000 leghe sotto i mari, seppure brevemente, facendo accenno al momento in cui ha costruito il Nautilus, parla di cantieri in Scozia. Ah, quindi anche Verne era super disponibile a cambiare la location. Allora siamo a posto. C'è da dire che ci saranno altre due seguiti a questa storia. Nemo non è un personaggio che viene una tanto, insomma, one shot, entrerà a far parte della saga e già oltre questa storia qua, dopo questa, in futuro sono già in elaborazione altre due storie con Nemo, una disegnata da Marco Villa, dici giusto? Da Marco Villa, l'altra Piccinino. E quindi non so il tema, ma non lo posso dire, non lo so, quindi comunque sì, abbiamo un nuovo protagonista nelle pagine di Zagor legato alla più grande tradizione letteraria avventurosa, insomma. Ecco fatto.